Sono a Milano al ristorante Fingers Garden per assaggiare qualche cosa di davvero curioso. Il sushi d'oro, cioè sushi tradizionale, classico, ricoperto da un foglio d'oro. Oro vero e proprio, edibile naturalmente, ovvero commestibile. A questo punto sono davvero curioso di sentire il profumo e il gusto dell'oro. Roberto Cabe è l'inventore quindi del sushi d'oro. Ma come si fa il sushi d'oro? Beh, praticamente bisogna avere la base del sushi, del sashimi. Nel caso qua ho fatto questa rosa di tonno, un po' grassa, che dà questo colore un po' più rosa. E adesso li abbiniamo con la foglia d'oro e poi farò i temari di salmone con la foglia d'oro anche. Come sta andando? Ha richiesto? Sì, adesso ci organizziamo perché c'è stata un po' di richiesta, allora abbiamo capito che bisogna organizzarsi prima, anche perché la foglia d'oro non è una cosa semplice di trovare. E quindi adesso ci organizziamo e metteremo anche definitivamente nel menù. Ma l'oro si può mangiare? Sì, si mangia, proprio per questa tipologia non c'è sapore, non li lascia più buono, però c'è anche, diciamo, la parte dell'oro che vuole sua parte. E come ti è venuta in mente questa idea? Per una esigenza di un cliente di Porto Cervo, un arabo, che il suo assistenti voleva che fosse un piatto più caro possibile, e lui riteneva che non era caro abbastanza. Mettiamo l'oro allora. Quindi nel suo sushi cosa c'era? C'era la foglia d'oro e poi? Erano i nostri piatti, ok, con l'oro mangiabile. Questo allora è il famoso oro? Sì, che vengono in foglie. Quindi questi sono fogli d'oro edibili, appunto, cioè mangiabili. Eccolo lì nascosto. Vedete che questo è l'oro, ve lo metto proprio qui davanti, lo vedete, eccolo qua, non so se riesce a mettere a fuoco, ma è così, e ora ci proviamo e lo mangio. A proposito, l'oro, che è questo qui, non ha proprio un gusto, però beh, da vedere è bellissimo. Buon appetito!